Vastese tutto fare che costruisce, poi rovina, trova comunque la forza per reagire e continuare nella serie positiva. 3 partite, 5 punti, 10 gol realizzati, voglia di ben figurare ma ancora lontana dalla perfezione. Del resto, se la partita non la puoi vincere, meglio non perderla, a patto che si maturi dai propri errori. Corre a perdifiato il Monticelli, squadra giovane e sbarazzina, età media da far arrossire, che a centrocampo e per larghi tratti impedisce ai biancorossi di Colavitto di costruire e azzannare col tridente. Prisco, Fiore e Felici per quasi 20 minuti ricevono poco nulla da un centrocampo aggredito dalla velocità biancoazzurra, ma quando Fiore sboccia sono guai per gli avversari. 18esimo è lui che suona la carica, defilato dalla destra, para a terra Alessandrini. 24esimo ancora l'attaccante da fuori col portiere che si rifugia in calcio d'angolo. Premono gli aragonesi, il momento è propizio, ecco il giusto vantaggio del 25esimo con Prisco che solo soletto incorna di testa e mette nel sacco. Il servizio di Fiore, manco a dirlo, brodo di giuggiole, e se al 31esimo Felici di prima intenzione spedisce di un soffio al lato su respinta corta del portiere marchigiano, la Vastese non smentisce la sua propensione alle ingenuità. Tenetevi forte, 38esimo Russo esce lungo, serve un pallone d'oro al bravo Iotti, il migliore dei suoi, che dai 40 non azzecca lo specchio. Un giro di lancette ed è Di Pietro, mezzala sinistra, a perdere palla. Donatangelo da fuori ringrazia e fissa l'1-1. Baci e abbracci tra i marchigiani. E passano soli 30 secondi dall'avvio di ripresa che i biancorossi ci rifanno. La toppa difensiva di Manisi spalanca la via della rete a Iotti, Spidi Gonzales, ma stavolta Russo ci mette la pezza a colori. Colavitto inserisce Galizia per Manzo, regista di mezzo, ma al 20esimo è sempre Iotti a tagliare in velocità col portiere Russo che lo manda per le terre. Rigore e vantaggio del Monticelli con lo stesso attaccante che si erge a protagonista. Marinelli per Prisco per cambiare interpreti in avanti. Colavitto chiede ai suoi la prova d'orgoglio e la reazione immediata e allora attaccano gli adriatici. Traversone dalla destra e Galizia e Felici per poco non festeggiano sotto la Davalos. Il legno di traverso dice di no. Avanti tutta con i giovani ospiti che adesso sì che si barricano indietro in affanno. 37esimo, Cosenza di testa ci va forte e basso ma impreciso. Quando a sede al termine i biancoazzurri rimangono in 10 per doppio giallo di Canali, l'impeto diventa irresistibile, fallo su Marinelli e tiro dal dischetto. Galizia fa 2-2 e c'è anche il tempo per provarci su Piazzato di Fiore, ma il segno X a questo punto è scritto. Vastese che ha voglia ma che sbaglia anche tanto, Monticelli che corre e che esce indenne dall'Aragona. Crescere è un dovere per tutti. Diciamo che entriamo in campo sempre per fare i 3 punti. C'è da dire questo, che nel primo tempo abbiamo sbagliato un po' troppo il fraseggio sul corto e ci serve anche questo punticino per farci crescere. Ricordiamoci che è un gruppo nuovo e quindi, però i ragazzi li vedo vogliosi, quindi secondo me ci sta materiale per lavorare e per prenderci qualche punticino che adesso sinceramente stiamo perdendo per strada.